Sì, grazie dottoressa. Prima di girare da Roberto ho messo, sempre vicino al bussolotto, la parte stampata della relazione che ha parlato della commissione parlamentare uscita a febbraio. Quindi purtroppo l'ha stampato, cioè, si è inceppato, ha fatto una decina di copie, chi vuole tranquillamente. Ok, a te Roberto. Buonasera a tutti, vista l'ora cercherò di andare molto velocemente, il che per me non è facile, per chi mi conosce, visto i miei tempi piuttosto biblici, no? Però cercherò di fare il possibile. Allora, perché un avvocato? Innanzitutto, per chi non mi conoscesse, prima di essere un avvocato, per dire 23 anni, segue le cause di malasanità, e da 14 segue cause di danno da vaccino, sono appunto il padre di un bambino che è nato e cresciuto sanissimo. A 8 mesi camminava tenendo solo un dito, a 8 mesi aveva iniziato la lattazione, a 1 anno e 1 mese aveva iniziato a parlare, e che aveva dato segni di reazioni avverse dopo le prime vaccinazioni in varicella, esattamente quella a cui si faceva riferimento prima, faceva riferimento prima alla dottoressa, ovvero sia crisi asmatico-respiratorie, problematiche gastrointestinali, tipo di ricaduta, che i genitori nella loro ignoranza non avevano colto, perché peggio, non erano state colte, o meglio forse, dolosamente, i pediatri non avevano voluto cogliere come conseguenza della vaccinazione, e per cui siamo arrivati ad 1 anno e mezzo di età, e una settimana dopo la vaccinazione MPR nuova, bambino che, come dicevo prima, era assolutamente sano, rideva, scherzava, provava dolore, si era trasformato in una sorta di vegetale. Non ti guardava più negli occhi, non rispondeva ad alcuna sollecitazione, né se gli facevi il solletico, perché peggio anche se cercavi di fargli del male, perché se gli davi i pizzichi non sentiva dolore, se gli tirava i capelli non sentiva dolore, se gli avessi dato una coltellata non avrebbe sentito dolore. Quello che era più pericoloso è che se tu avessi preso la sua mano, l'avessi messa sopra il camino, sopra il fuoco, sopra una stufa, non avrebbe sentito dolore. Avrebbe fatto esattamente la fine di Muzio Scevola, nel suo caso senza volere. Questo perché, a causa di una encefalopatia, come quella alla quale è stato fatto riferimento in precedenza, una encefalopatia post-vaccinale, che aveva dato luogo a una regressione cognitivo-comportamentale con perdita della parola e delle abilità precedentemente acquisite, e facendolo cadere nel cosiddetto spettro autistico. Da allora le cose sono, diciamo, abbastanza cambiate, non ha più parlato mio figlio. Fortunatamente sono cambiate in meglio, perché i genitori non hanno seguito la cosiddetta scienza ufficiale, quella che, se andate all'ASL con un bambino disabile che ha questi tipi di patologie, dice che potete fare solo un po' di psicomotricità e poi iniziare a 7-8 anni, visto che non riuscite a tenervi fermi, a dargli psicofarmaci. Invece di fare questo, ci siamo fidati a quelli che vengono normalmente considerati dal mainstream mediatico ciarlatani, e che invece sono gli unici medici che capiscono qualcosa di questo argomento così difficile da capire. Quindi da allora è iniziata la mia battaglia, che mi ha portato da 14 anni a studiare tutti i giorni questa materia. Non sono un antivaccinista, nonostante tutto, nonostante quello che è successo a mio figlio. Non troverete nessun mio scritto, nessun mio intervento, non ho detto non vaccinate i vostri figli. In questi anni ci sono state migliaia di persone, abbiamo un gruppo con più di 20.500-21.000 iscritti, sono il gruppo, più la pagina, più tutti i contatti che abbiamo su Facebook. I migliaia mi hanno chiesto in questi anni se dovevano vaccinare o no i loro figli. Io non mi sono mai permesso di dire loro se vaccinare o meno i loro figli, perché se uno è così responsabile, così maturo, da pensare di concepire, di mettere al mondo un figlio, deve essere altrettanto maturo e responsabile da decidere che cosa fare il suo figlio. Non posso essere io. Io non sono, noi siamo come gli altri, come quelli che stanno dall'altra parte, che pretendono che voi, che noi, si faccia dei nostri figli quello che vogliono loro. Ecco, noi siamo per la libertà, e non è che lo diciamo così, tanto per avere uno slogan, ci crediamo veramente. Quindi non sono un antivaccinista, non sono un venditore, non vendo libri, non vendo nient'altro, da anni, anzi, mi stanno cercando di far scrivere qualche libro, che finora non ho mai trovato tempo, anche perché probabilmente se avessi messo tutto il tempo che ho dedicato negli ultimi mesi a scrivere le linee guida, ci avrei scritto almeno un paio di libri, però ho preferito fare le linee guida, no?
e penso di aver fatto un servizio migliore a tutti quanti. Non sono un soggetto confessionale, quindi non ho la pretesa, ha parlato la dottoressa di un approccio fideistico, assolutamente vero. La scienza, la cosiddetta scienza, la finta medicina negli ultimi 20 anni ha avuto un approccio esattamente fideistico, cioè le cose sono in quel modo, punto. Però queste fede, va bene per una religione, sia quella cattolica, sia quella protestante, sia quella musulmana, per quella religione va bene, non va bene per la scienza. Perché se nel mondo della scienza ci fossimo limitati ad un approccio fideistico, probabilmente invece che essere arrivati sulla Luna oppure con i satelliti su Marte, chissà dove, ancora staremmo probabilmente spaccando le pietre di ossidiana per fare le punte dei lanci e delle frecce, no? Avendo un approccio fideistico. Chi sono? Sono, mi ritengo, un informatore, un divulgatore, qualcuno tipo il professor Puglioni, piuttosto che altri. Al termine della visione di virus mi disse che non dovevo fare l'avvocato, non dovevo fare il medico. Gli ricordai che sarebbe stato il caso che lui avesse iniziato a fare il medico, sia lui che gli altri, invece di andare in giro a raccontare certe cose. Comunque anche questa persona per 40 anni ha fatto il divulgatore scientifico, ma nessuno si è mai sognato di dire che tu non sei laureato in medicina, non lo dovresti fare. Il signore in questione non era laureato, aveva un diploma di maturità classica, da 40 anni ci ha iniziato con le sue trasmissioni sull'informazione scientifica, a parte gli ultimi anni che ha detto qualche castroneria sui vaccini, ma sui vaccini, come avete capito, li dicono un po' tutti le castronerie. Dovete leggere tutto, ascoltare tutti, non credere a nessuno, compreso a chi vi sta parlando in questo momento, perché io vi do i 10 spunti, poi dovete andare a verificare, cosa che gli altri non vi diranno mai. Perché gli altri non vi mostreranno mai gli studi scientifici, non vi mostreranno mai dei dati reali. Quelle poche volte che vi fanno vedere un dato reale ve lo camuffano aumentandone la portata o diminuendone a seconda di quello che vogliono farvi credere, farci credere. E comunque dovete essere voi a trarre le vostre conclusioni, usando che cosa? La logica, che è l'unica scienza per la quale non c'è bisogno di andare all'università o a seguire una laurea. Naturalmente bisogna avere un requisito fondamentale, avere un briciolo di sale in zucca. E questo, purtroppo, allo stato attuale, la stragrande maggioranza della popolazione non ce l'ha. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, parlando di logica, questo è l'esatto contrario. Andiamo avanti. Questa è la legge 119 del 2017. Da dove nasce la legge 119 del 2017? Dal terrorismo istituzionale, dalla negazione delle evidenze scientifiche, dalle epidemie mediatiche assolutamente inventate, dalla trasformazione del morbillo nella peste del 2000, come prima negli 2 anni precedenti era stata la meningite, la mancata pubblicazione dei dati AIFA dal 2012 fino al 2016, al quale ha fatto riferimento prima Alessandro. La scienza, i falsi miti delle vaccinazioni, l'immunità di gregge. Avete sentito parlare molto in questi ultimi mesi del fatto che si era scesi sotto il 95%, i giornali di oggi riportano che fortunatamente saremmo risaliti oltre il 95%. Allora innanzitutto vi dovrebbero far capire come, in un paese nel quale l'anagrafe vaccinale non esiste, ma non è che lo dico io, lo dice la stessa legge, perché dispone, finanzia la creazione di un'anagrafe vaccinale ad oggi inesistente. Allora come hanno fatto lo scorso anno a dire che eravamo sotto il 95%, visto che l'anagrafe vaccinale non c'è? E come fanno soprattutto oggi, dopo che eravamo scesi secondo loro sotto il 95%, a dirci che siamo risaliti sopra semplicemente perché alcuni genitori hanno deciso di vaccinare? Parliamo di un bambini, anzi ragazzi 0-16 sarebbero il 16% della popolazione, i bambini 0-6 saranno circa il 6-7% della popolazione complessiva. Pensate quale parte infinitesima, neanche il 10% dei bambini che risultavano non vaccinati, quindi meno del 10% di quel 8%, quindi lo 0,9, avrebbe fatto risalire su quel 95%. Allora, o ci stavano raccontando Panzani prima, o ci stavano raccontando Panzani adesso, oppure più facilmente ce le raccontavano sia prima che adesso. Tanto per non sbagliare, no, così almeno sono coerente almeno da questo punto di vista. Cos'è questo famoso 95%? Allora, il 95% non esiste, perché non può esistere un 95% che contempli tutte le patologie, ve l'ha detto prima anche la dottoressa. No, non c'è, non esiste un 95% complessivo, perché se noi vaccinassimo tutti i nostri figli contro la polio e raggiungessimo il 100%, ma
ma contemporaneamente non li vaccinassimo per il morbillo, automaticamente non potremmo avere il 95% di tutte le patologie. Ogni patologia ha un suo indice. Come si fa a calcolarlo? Con questa espressione algebrica. Allora, possiamo opinare su molte cose, no? Anche sul diritto, possiamo discutere di tutto. Si dice sempre che sulla matematica non è un'opinione, no? Ma è matematica. Allora, sulla matematica non discutiamo. Questa è l'espressione algebrica che serve per calcolare la percentuale di ogni singola patologia, perché non si può considerare il 95% complessivo, ma dobbiamo andare a calcolare per ogni singola patologia. Come sa chiunque abbia un minimo masticato matematica, se noi andiamo a variare all'interno dell'espressione algebrica un solo fattore, cambiamo completamente tutta l'espressione, il risultato è completamente diverso. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che nel calcolare l'RO, nel calcolare la percentuale, partono da un presupposto, ovvero sia quello che avete scritto in basso, che un soggetto completamente vaccinato per loro è un soggetto immunizzato. E questa è la prima panzana. Considerate che 3 anni fa hanno pubblicato anche su PubMed uno studio sui bambini africani che erano stati, non mi ricordo se erano nel Senegal, Nigeria, erano stati vaccinati con 3 dosi di morbillo, erano risultati immunizzati il 34%. Quindi la favola che un soggetto che abbia fatto tutte le vaccinazioni sia immune è proprio una favola, è solo una fantasia di chi ci vuole fare delle cose. Questa è la tabella più o meno a cui faceva riferimento prima la dottoressa. Ovvero sia, ricordatevi che fino al maggio dell'anno scorso erano 4 le vaccinazioni obbligatorie: difterite, tetano, polio e epatite B. Andiamo a vedere quindi, fino a maggio dello scorso anno, quanto erano le percentuali di vaccinazione di soggetti che dovevano essere vaccinati, secondo loro, per raggiungere l'immunità di gregge. La differita, come vedete, è un RO 6, perché vale tra 6 e 7, e quindi circa l'85%. Siamo 10 punti sotto il famoso 95%. Andiamo a vedere la polio. Ha un RO addirittura più basso, tra 5 e 7, quindi la percentuale di vaccinati, secondo loro, perché pensano che siano immunizzati, in genere dovrebbero essere immunizzati, dovrebbe corrispondere all'80-86%. Siamo tra il 10 e il 15% sotto il famoso 95%. Non vedete lì l'epatite B, perché non l'avevamo calcolata in questa espressione, ve lo dico io, l'epatite B, dato che non è facilmente trasmissibile con uno starnuto, con una stretta di mano, con le particelle di saliva, come accade per morbillo, parotite, rosolia, anche potrebbe essere per la polio, eccetera, eccetera, ma si trasmette solo per rapporti sessuali e scambio di sangue, ha una percentuale di immunizzazione che vale tra il 65 e il 75%. Quindi stiamo intorno ai 20-30 punti in meno. Il tetano non ne ha, perché non è trasmissibile dall'uomo a uomo. Quindi capite bene che cercare di convincere la gente, obbligare la gente a vaccinare sulla scorta di queste vaccinazioni obbligatorie che avevano una percentuale di immunizzazione assolutamente inferiore al 95%, non era credibile. E quindi che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto introdurre quelle patologie molto meno pericolose, morbillo, parotite, rosolia, varicella, eccetera, eccetera, che però hanno un indice molto alto. Vedete il morbillo tra l'83 e il 94%, la parotite 75-86 più o meno uguale, la pertosse 92-94, la rosolia 83-94, eccetera, eccetera. Quindi è stato tutto strumentale a questo famoso finto 95%. Poi mi dite, questo grafico vi mostra come tra il 2010 e il 2015 è un grafico tratto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Potete vedere che in alto, anzi innanzitutto vedete che ci sono circa una venticinquina di paesi. Solo due di questi sono evidenziati in giallo in alto, sono il Pakistan e l'Afghanistan, perché ancora nel 2015 erano gli unici due paesi nei quali residuava ancora la polio selvaggia. Quindi adesso in alto erano gli unici due paesi nei quali nel 2015 al mondo c'era ancora la polio selvaggia. All'inizio del 2016 è sparita la polio dall'Afghanistan, era rimasta solo in Pakistan. Entro la fine dell'anno
è sparita anche dal Pakistan. Però come vedete, poi vi farò vedere perché. Però vedete che ce ne sono una venticinquina. Perché ce ne sono una venticinquina? E solo due sono quelli evidenziati in giallo. Solo due sono quelli, come vedete qua, che hanno dei dati sulla, su questa colonna. Per il semplice motivo è che sono 56 casi, eh? Cioè al mondo nel 2015 c'erano stati 56 casi di polio selvaggia, ma ce ne sono 25. Quali sono gli altri stati? Gli altri stati sono degli stati nei quali sono stati riscontrati dei casi di polio da vaccino, perché in quegli stati viene ancora utilizzato, veniva ancora utilizzato, non so se lo utilizza ancora, il poliovirus Sabin, molto più efficace del poliovirus Sorg. Il Sabin è quello che si usava anche qui fino alla 2006 circa, perché mentre nei paesi normali, quelli civili, alla fine degli anni 90 era stato eliminato per invito stesso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lo considerava molto più efficace ma anche molto più pericoloso, perché era il polio vivo, il poliovirus vivo, in teoria depotenziato, ma comunque vivo, con tutte le conseguenze del caso. Alla fine degli anni 90 i paesi normali avevano smesso di utilizzarlo. L'Italia ci è arrivata intorno al 2005-2006 perché dovevamo finire le scorte. Infatti basta che andate a guardare i piani nazionali di prevenzione dei vaccini di quegli anni e vedrete che siamo passati dalle tre somministrazioni di polio Sabin alla due somministrazioni di Sabin e una di Sorg, una di Sabin, due di Sorg, e poi siamo ripassati al Sorg perché dovevamo finire le scorte. Perché evidentemente è molto più importante il denaro, come è stato detto da chi mi ha preceduto, piuttosto che la salute dei bambini. Quindi in quei paesi, in quei 25 paesi, ci sono i casi di polio da vaccino. Come facciamo a sapere che in realtà la polio sta scomparendo, che è pressoché scomparsa nel 2015-2016 da tutto il mondo? Da questo articolo dei Center for Disease Control and Prevention statunitensi, il più importante organismo di controllo e prevenzione delle malattie al mondo. La traduzione dell'articolo è cessazione, cioè sospensione della vaccinazione poliovirus Sabin trivalente e introduzione del polio inattivato Sorg a partire dal 2016. Esattamente quello che è stato fatto nei paesi civilizzati alla fine degli anni 90. Perché come nei fine degli anni 90 nei nostri paesi non c'era più la polio, i CDC ci dicono dal 2016 smettiamo di farla perché tanto non c'è più la polio selvaggia anche negli altri paesi del mondo. Poi ci dicono, sì però in realtà arrivano magari in Italia gli extracomunitari che ci portano la polio, gli extracomunitari con la polio in Italia non arrivano. Per il semplice motivo che non è che ci difendono le frontiere, ci difende la natura. Perché possono arrivare con una salmonella, forse con una tubercolosi, cioè con malattie che non sono immediatamente mortali, che hanno un decorso molto lungo, che possono diventare solo in casi estremi, ma non potrà mai arrivare un extracomunitario con la polio o con la difterite per il semplice motivo che se non si ricorda e non viene curato, muore. E quindi tutti coloro che fanno i cosiddetti viaggi della speranza di giorni, settimane, mesi, non possono arrivare perché si difende la natura, muoiono, purtroppo. È la tragica realtà per loro. Questo è tra l'altro uno studio che è stato fatto nel meridione d'Italia su 573 extracomunitari che lavorano nel meridione d'Italia e come vedete sono tutti vaccinati contro i percetti di poliovirus, sapi, intorno al 99,8-99,9%. Quindi non sono certamente loro che ci porteranno queste patologie. Per conoscenza vi dico che se andate nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità oppure nel sito NIM, Network Italiano per le Vaccinazioni, trovate che l'ultimo extracomunitario che è venuto in Italia, perché pare che gli extracomunitari siano arrivati in questi ultimi anni, in realtà gli extracomunitari arrivano nel nostro paese sin dall'epoca dei Romani, solo che all'epoca dei Romani venivano come schiavi, poi hanno continuato nel Medioevo fino all'Ottocento ad arrivare qua, francesi, spagnoli, tedeschi, austriaci, che ci venivano a conquistare e poi hanno iniziato a trovare qua un terreno per trovare lavoro. Adesso è che stanno a casa loro, visto che come siamo ridotti. No? Però in realtà questo è quello che è successo. L'ultimo caso di un extracomunitario che è arrivato in Italia con la polio del 1988. Infatti era un cittadino americano.
arrivato con l'aereo, perché all'epoca nel 88 ancora negli Stati Uniti ma poi non c'era. Vi faccio vedere solo questo, vi parlano tanto delle malattie, che insomma magari la polio che c'è stata in alcune sacche perché non si vaccina in alcuni paesi, oppure sentite dei soloni che sono o evidentemente ignoranti come le capre, o mentono sapendo di mentire, il che è abbastanza grave quando sono dei dipendenti pubblici o dei politici, visto che dovrebbero rispondere a chi gli paga lo stipendio, che siamo noi con le nostre tasse, e che invece vanno sistematicamente in televisione a mentire ai loro datori di lavoro, che siamo noi. Ebbene, quando vi dicono che non hanno mai sentito parlare di soggetti danneggiati da vaccino o morti da vaccino, è una bufala, perché per esempio, come potete vedere, negli anni 30 solo a Cuguaro morirono circa 30 bambini in conseguenza di una vaccinazione contro la difterite. Ok? Imposta, cosa è chiaro. Epatite B. Vi faccio vedere solo questo, sapete tutti, immagino, che è stata introdotta nel 1991 attraverso il pagamento di una tangente da 600 milioni di lire all'allora ministro della salute. Vi faccio vedere solo una cosa, questo è il grafico dell'Istat, perché a differenza di altri che vi fanno i grafici loro, oppure vi tagliano i grafici, ve ne fanno vedere solo un pezzo alla fine per dimostrarvi quello che in realtà non è, io vi riporto esattamente il grafico come l'ho trovato. Questo è il grafico dell'Istat che ci dice l'incidenza dell'epatite B in Italia. La linea verticale a puntini è l'introduzione nel 1991 dell'epatite B. Come vedete, prima e dopo la linea è pressoché retta. Quindi, dal 91 ad oggi, decenni di vaccinazione contro l'epatite B, che cosa ha portato in termini di eliminazione dell'epatite B in Italia? Niente. Quindi è servita solo a fare cassa. Questo invece è l'articolo che ci dice che cosa ha comportato la vaccinazione contro l'epatite B. I risultati suggeriscono che negli Stati Uniti i neonati vaccinati con il vaccino contro l'epatite B prima del 1999 avevano un rischio tre volte più alto di diagnosi di autismo rispetto ai bambini non vaccinati. E quelli che erano figli di coppie non bianche avevano una percentuale ancora superiore. Perché? Perché le coppie non bianche, quindi quelle di colore afroamericane, oppure sudamericane, oppure asiatiche, magari che sono immigrati da poco negli Stati Uniti, cercano di essere quanto più ligi possibile alle regole, anche se non sono obbligatorie, per non far cadere su di essi la scure, diciamo, del servizio per dell'immigrazione statunitense, che è abbastanza, diciamo, rigido, non è esattamente quello italiano, per cui cercano di essere quanto più possibile rigidi. Questo cosa significa? Significa che essere per esempio una coppia di colore negli Stati Uniti oggi, dove si parla di un bambino autistico in base a due studi diversi ogni 50 o uno ogni 38, averlo maschio, perché i maschi hanno un'incidenza di autismo 4-5 volte superiore alle femmine, quindi avere negli Stati Uniti essere una coppia di colore, fare mettere al mondo un figlio maschio, sia una percentuale, una possibilità che questo te lo facciano diventare, perché ci si diventa, autistico, che è spaventosa. Qualcuno glielo dovrebbe dire. Morbillo. Ci hanno iniziato a parlare, a partire dall'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso, dell'epidemia di morbillo, che sembrava che dovessimo morire tutti di morbillo. Non starò qui a ricordarvi che la mia generazione venivano portati i bambini a casa, no, per prenderselo prima, no, come la varicella, come la rosolia, che la sera prima ce lo prendiamo, prima ce lo togliamo di torno questa tavolata, no, adesso invece è diventata la peste del 2000, pare che si muoia tutti di morbillo. Allora, questo è il grafico ufficiale del Ministero della Salute, successivamente Istituto Superiore di Sanità, per il monitoraggio e sorveglianza integrata morbillo rosolia, sono i dati che arrivano fino al 2016. Allora, nel 2017 a gennaio, quando avevamo qualche centinaio di casi di morbillo, abbiamo iniziato a parlare di epidemia. Adesso io vi riporto questi dati in maniera ancora più intelligibile. Ve li riporto così. Vediamo che cosa è successo nei 9 anni precedenti al 2017. Nel 2008 avevamo avuto 5.300 casi, nel 2010 3.000 casi, nel 2011 4.700, nel 2012 2.250, nel 2017 siamo arrivati circa 4.800. Ma negli anni precedenti avevate mai sentito parlare di epidemie di morbillo? Avevate mai sentito parlare del fatto che stessimo tutti per morire di morbillo? No. Vi dovreste chiedere il perché.
ma andiamo a vedere che cosa la terza era successo nei 10 anni precedenti. Nel 2013 circa 15.000 casi, nel 2002 20.000, nel 99 2005, nel 98 4.000, nel 97 48.000, nel 96 38.000, nel 95 43.000. Avevate mai sentito parlare di epidemia di morbillo? Avevate mai sentito parlare dell'esigenza di vaccinare tutti che sennò morivamo tutti di morbillo? No. Allora dovete chiedervi sempre perché. Perché le persone intelligenti, come vedete, anche quando ci danno dei dati veri, perché è vero che l'anno scorso abbiamo avuto circa 4.800 casi, dopo magari non vi dicono che di 4.800 casi, per esempio, circa un terzo non sono stati riconosciuti come morbido dal punto di vista ematico. Questo perché? Perché i pediatri e i medici sono sempre ignoranti. Non sono più in grado, dato che non lo vedono più, non sono più in grado di riconoscere. Per cui se voi andate a prendere un medico che ha 60, 65 anni, 70 anni, che è in pensione, e gli fate vedere un bambino, ve lo riconosce da 50 metri se è il morbido piuttosto che la varicella, la rosolia e le altre cose. Se vi prendete un pediatra o un medico di oggi, non te lo riconoscono. A mio figlio, quello che era una quinta malattia, diagnosticata dal padre avvocato come quinta malattia, forse anche perché a scuola aveva una quinta malattia, no? In realtà due pediatri l'hanno scambiata, chi per sesta malattia potrebbe essere la quinta malattia, potrebbe essere anche la varicella, potrebbe essere qualsiasi cosa. Quindi, a mia moglie quando l'ha portato dal pediatra, il pediatra gli ha chiesto se poteva fare due foto per mandare a dei colleghi per cercare di capire cosa fosse. Uno ha detto che era scarlattina, ecco, l'ho detto tutto. Questi sono due studi, vado molto velocemente, ne potevo, li ho tolti prima perché ce ne avevo almeno una decina, degli studi pubblicati su PubMed, perché porto solo ciò che è ufficiale, relativi a come in popolazioni completamente vaccinate, come sono per esempio i college statunitensi, dove la vaccinazione contro tutto e contro tutti è prevista come un requisito di pre-matriculation, quindi non puoi entrare in college se non sei vaccinato, ebbene sistematicamente ogni anno ci sono o epidemie, 14-15 casi, non parliamo di migliaia di morbillo, di rosolia, di parotite, di varicella, che più ne ha più ne metta, e anche di percosse. Quindi come vedete, quando mi dicono che l'immunità di gregge, l'immunità di gregge è una panzana, è una panzana assoluta. Ci sono popolazioni completamente vaccinate in giro per il mondo dove ci sono casi di epidemie, soprattutto di che cosa? Di quelle patologie per le quali ci si vaccina con virus attenuato vivo. Perché vaccinando le persone con virus attenuato vivo, che cosa si fa? Si rimette in circolo il virus. E allora chiedetevi perché, se voi andate a vedere le statistiche delle regioni che hanno avuto lo scorso anno il maggior numero di soggetti che hanno contratto il morbillo, per esempio, troverete che sono esattamente le regioni col più alto indice di vaccinati. Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna. Guarda caso, qual è la regione che nei due anni tra il 2015 e il 2016 ci hanno detto che era quella più colpita dalla meningite, dalla finta epidemia di meningite? La Toscana, dove c'era il più alto indice di soggetti vaccinati contro la meningite. Per due anni ci hanno raccontato la bufala che c'era un'epidemia di meningite e che in Toscana era terribile. In realtà vedremo che non è così. Questi invece sono degli altri studi scientifici che ci dicono come sono state trovate tracce di morbillo, parotite, rosolia nei soggetti che hanno riscontrato, ai quali sono state riscontrate patologie neurologiche o autoimmuni. Ok? E se andate in giro a googolare su PubMed, troverete tanti studi come questi che parlano di correlazione tra autismo o altre problematiche autoimmuni o neurologiche e le vaccinazioni. Questi altri, andiamo avanti. Poi, una delle tante bufale che ci è stata detta lo scorso anno è che non dobbiamo vaccinare i bambini solo per proteggere loro, ma dobbiamo vaccinarli per proteggere gli altri bambini, quelli che poverini non si possono vaccinare, ovvero sia, per esempio, quelli che sono immunosoppressi o immunodepressi. Allora, innanzitutto, scompriamo il campo anche da queste altre bufale. I bambini o i soggetti adulti che sono immunosoppressi, cioè che non hanno un sistema immunitario, purtroppo per loro non li possiamo aiutare in alcun modo vaccinando i nostri figli, per il semplice motivo che sono condannati a vivere una vita grama, a vivere in una campana di vetro. Non è un problema per loro andare a scuola, per loro è un problema uscire di casa.
andare al parco, andare al teatro, andare a qualsiasi parte, al supermercato. Per loro il problema è anche stare dentro casa. E devono attuare delle strategie che non hanno a che fare naturalmente con le vaccinazioni per cercare di entrare in contatto con determinati virus o determinati batteri. Per quanto riguarda invece i soggetti immunodepressi, questi possono fare la vita più o meno normale, a seconda della gravità della patologia, assumendo determinati farmaci immunosuppressori. Dipende, no? Che posso dargli una certa copertura. Detto ciò, hanno detto anche che bisognava stare attenti perché i bambini non vaccinati erano una sorta di untori. Allora la prova del fatto che invece gli untori non sono i bambini non vaccinati. Perché il bambino non vaccinato vuol dire semplicemente non vaccinato, non vuol dire bambino malato, ma che invece i potenziali untori sono automaticamente i bambini o gli adulti vaccinati con virus attenuativi, oltre ad esserci i bugiardini che invito voi a leggere, ma inviterei anche i medici pediatri a leggere, visto che sono ignoranti come le capre, non l'hanno mai letto uno. C'è anche questa qua, per esempio, è la brochure che danno all'azienda ospedaliera universitaria senese nel reparto di oncologia nel momento delle dimissioni, cioè a un soggetto che è stato sottoposto a chemio, che gli hanno presentato il sistema immunitario, gli consegnano questa brochure con le indicazioni di che cosa deve fare, come deve stare attento per non essere aggredito da determinate patologie. Al numero 7, vedete cosa c'è scritto? Si consiglia di evitare il contatto con bambini che sono stati sottoposti di recente a vaccinazioni con virus attenuati. Non c'è scritto di stare attenti ai bambini non vaccinati, c'è scritto di stare attenti proprio a quelli che sono vaccinati. Quindi evidentemente i cazzari, scusatemi la volgarità, i soloni, i falsi, i bugiardi, i menzogneri che vanno in televisione a raccontare queste panzane, lo fanno perché devono avere un altro scopo, o sono ignoranti come le capre, o mentono sapendo di mentire. Un'altra cosa, io avendo avuto un figlio danneggiato dalle vaccinazioni e che quindi non posso più logicamente vaccinare, non sono mai andato in televisione a dire che voi tutti dovevate vaccinare i vostri figli per proteggere il mio figlio, perché io non sono così egoista. Chi ha vissuto sulla pelle del proprio figlio, chi ha vissuto sulla propria pelle che cosa vuol dire avere un figlio danneggiato, non potrebbe mai essere così egoista da andare in televisione a pretendere che tutti gli altri vaccinino gli altri figli mettendo a repentaglio comunque, anche in un caso ogni, la vita dei loro figli, la salute dei loro figli per tutelare il proprio. Io non lo farei mai. Evidentemente io lo dico sempre. Se non c'è diverso da certe persone e me ne vanto. Questa è la parotite, come vedete, il focolaio Ohio State, come in altre parti, epidemia di parotite nei Paesi Bassi dove erano completamente vaccinati, e così via. Pertosse, lo stesso discorso, epidemia di pertosse, ma sulla pertosse vi voglio far vedere questa cosa. Ecco, a sinistra vedete la notizia dei giornali degli Stati Uniti, l'ho portato poi su internet, che ci dice che uno studio della Food and Drug Administration dimostra che la vaccinazione contro la pertosse diffonde agenti patogeni. A destra vedete lo studio della Food and Drug Administration, perché io mi faccio vedere le cose a differenza degli altri. Quindi che cosa ci dice la Food and Drug Administration? Ci dice due cose. Uno, che i ceppi di parotite, scusate, di pertosse, che vengono somministrati attraverso il vaccino, innanzitutto non corrispondono più a quelli selvaggi, quindi assolutamente inutile farli. E che inoltre reimmetti in circolo agenti patogeni che quindi danno luogo all'epidemia. Guarda caso. Parlavamo dell'epidemia di meningite. Allora, dovevamo innanzitutto dirvi tre cose. Esistono tre tipi diversi di meningite: le meningite batteriche, le meningite virali e le meningite asettiche. Non possiamo vaccinare contro le meningite virali, non possiamo vaccinare contro le meningite asettiche, possiamo vaccinare solo per alcuni ceppi delle meningiti batteriche, alcuni ceppi, che dopo loro ci dicono che sono circa il 60-70%, vabbè, ne rimangono un 30-40%. Poi un'altra cosa che non dicono, che è fondamentale, ritengo, alla luce anche di quello che ha detto prima la dottoressa, cioè sul fatto che è importante anche il terreno, non è importante la patologia in sé, ma è importante il terreno dove si sviluppa. Il 40% dei bambini, quindi un bambino su due quasi, ha all'interno dei semi nasali il batterio della Neisseria meningitidis.
Questa percentuale negli adulti passa al 20%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che più o meno in Italia ci saranno 15 milioni di bambini o di adulti che hanno nei siti nasali il batterio della Neisseria meningitidis. Perché lo sviluppano la meningite? Ecco, allora forse se noi andassimo a studiare questo perché, potremmo risolvere il mistero e il problema della meningite senza andare a vaccinare tutti a vacca, come si sta facendo in questo momento. Ma evidentemente questo non comporta un interesse economico e quindi non frega niente a nessuno. Noi per 2 anni abbiamo detto che in realtà non c'era alcuna epidemia di meningite, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto da tutte le parti, non c'era dato ascolto, continuavano, insistevano sul fatto che ci fosse. Noi dicevamo che guardate che i dati sono esattamente in linea con gli anni precedenti, anzi sono di meno. Siamo stati trattati naturalmente da Cazzari, da dottori. Questo è fonte della regione Toscana, dove vedete l'andamento della meningite in Toscana. Nel 2005 c'erano stati 36 casi, ma il bello qual è? È che nel 2014, cioè l'anno prima che si iniziasse a parlare di epidemia di meningite, c'erano stati 16 casi in Toscana. L'anno dopo, quando ci hanno detto che c'era l'epidemia di meningite, ce ne erano stati 10. Cioè il 60% di casi in meno e ci hanno detto che c'era l'epidemia di meningite. Un'altra cosa che non ci hanno detto è che il 40% circa dei soggetti che si è preso la meningite, che è morto o comunque ha sviluppato la meningite, bambini o adulti, era regolarmente vaccinato contro il ceppo di meningite in questione. Che fosse un pneumococco o fosse un meningococco, perché non c'era convenienza. Influenza, andiamo velocemente. L'articolo a sinistra è un articolo tratto dal British Medical Journal, una delle più prestigiose riviste a livello internazionale scientifiche. La traduzione del titolo è Belief, la fede, not science, non la scienza, è dietro alla promozione delle vaccinazioni antinfluenzali. Capirete bene che in un articolo scientifico della scienza la fede non esiste. Quindi dobbiamo sostituire la parola belief, fede, un altro termine che molto probabilmente è interesse economico. Quindi c'è l'interesse economico, non la scienza, dietro la promozione delle vaccinazioni antinfluenzali della serie. I vaccini antinfluenzali sono una porcata, non hanno niente di scientifico, e infatti questo è dimostrato anche negli altri articoli che vi faccio vedere. Quella a destra, vaccino influenza efficace a quasi nulla sopra i 65 anni, scazza per gli altri. Articolo tratto da Evosalus, una clinica di Milano, al suo sito internet che vi invito a visitare, il direttore della quale non è un avvocato, ma è il dottor Attilio Speciali, immunologo clinico ed allergologo. Quindi dovrebbe capire che cosa scrive. Questo è un altro articolo scritto sempre dal dottor Attilio Speciali. È inutile leggere le 2 pagine dell'articolo, basta leggere il titolo, che come il titolo di un film di Lina Dramiola è talmente lungo che praticamente dice tutto. Chi tace i possibili danni della vaccinazione antinfluenzale ha la coscienza sporca e inganna chi ama. Questa è la scatola di uno dei tanti vaccini antinfluenzali, in questo caso il Fluzone, come potete vedere, lì contiene formaldeide, sotto contiene timerosal. Questo invece è il bugiardino del Flulaval, altro vaccino antinfluenzale. La parte in basso che vedete, evidenziata in rosso, ve la traduco. Queste indicazioni sono basate sulla risposta immunitaria iniziale del Flulaval. And there have been no controlled trials. Non abbiamo dei trial di controllo adequately demonstrating a decrease in influenza disease after vaccination with Flulaval. Non abbiamo degli studi che ci testimonino un decremento nella possibilità di prendersi l'influenza dopo che vi siete vaccinati. Se i medici li leggessero, magari quelli in italiano, non pretendo che leggano quelli in inglese, che evidentemente sono ignoranti anche in italiano, però sarebbe utile. Questo è uno dei tanti articoli, questo è vecchio, ma quest'anno parlava appunto del 90%. Il 85-90% dei sanitari, se avessi medici o paramedici, non si vaccina contro l'influenza, anche contro molte altre cose. Questo che cosa significa? Dato che se chiunque di noi va a chiedere al proprio medico, al proprio pediatra, se si deve vaccinare contro l'influenza, il 90-95% di questi diranno sì, devi vaccinare te, tuo compagno, tua compagna, tuoi figli, tuoi nipoti, tuoi zii, tuoi nonni, chi più ne ha più ne metta, allora c'è qualcosa che non va, perché evidentemente non ce la contano giusta. Evidentemente, come diceva Anne Orzono
un comico che si chiamava Il Savonese, che alla fine di ogni sketch finiva dicendo questa frase: siamo tutti finocchi col culo degli altri. Ecco, loro dicono a voi, a noi tutti, di vaccinarci, perché loro per primi non lo fanno. Evidentemente sanno, alcuni lo sanno, altri sono talmente ignoranti che non lo sanno, ma lo immaginano, hanno capito, almeno per sentito dire, ci sono arrivati che possono essere pericolosi. Allora dicono: vaccinatevi voi, perché essendo ignoranti, pensando che esista veramente l'immunità di legge, sperano, vaccinandoci noi, vaccinando tutti i nostri figli, di essere protetti anche loro e i loro figli. E invece non hanno capito che non è così. I vaccini sono sicuri? Ci dicono sempre che i vaccini sono i farmaci assoluto più sicuri. Non è vero. Vediamo quelli che sono stati ritirati nel corso degli anni. Nel 1992 sono stati ritirati l'MPR Plusrix e il Tridrix. Nel 1992 furono messi sotto controllo, stretto controllo, diceva, ma naturalmente fu una panzana, altri vaccini MPR, tra i quali il Norval. Quello che nel 2006, è stato ritirato, dopo 14 anni di finto controllo, mai avvenuto, dopo che in tutto il mondo lo avevano ritirato, dopo che nel 2014 aveva provocato una venticinquina di morti in Sud America, e il giornalista del New York Times, che aveva scritto l'articolo, dopo aver spiegato chi era, quale vaccino aveva dato luogo a questi decessi, per tranquillizzare l'opinione pubblica americana che leggeva il suo articolo, gli scrisse: non vi preoccupate, perché questo vaccino viene commercializzato solo in Sud America e in Italia. Perché in Italia? Probabilmente perché lo commercializzavamo noi, perché veniva prodotto il Morva dall'Istituto Sclavo, poi diventato Chiron, poi diventato Novartis, acquistata molto più recentemente dalla GlaxoSmithKline. All'epoca, quando era ancora Istituto Sclavo, fu acquistato ed entrò a far fu acquistato da Leni, e quindi entrò a far parte delle società partecipazione statale. Quindi questo è il motivo per cui nei paesi che erano completamente ignoranti continuavano a usarlo, e continuavamo a usarlo anche noi, semplicemente perché ci guadagnavamo. Il nostro Stato addirittura lo produceva, e quindi non poteva ritirarlo dal commercio. Ci sono arrivati nel 2006, dato che mio figlio è stato danneggiato nel 2004, se l'avessero ritirato 2 anni prima mio figlio non sarebbe stato danneggiato, e come lui altri migliaia di bambini in tutto il mondo. Esavalente e exavalente nel 2005. Per quanto riguarda l'esavalente e anche il pentavalente, vi invito ad andare a cercare in internet, su PubMed, gli studi pubblicati dal dottor Giacomo Puliel, indiano, ricercatore per anni, ha lavorato in Inghilterra, e ha fatto degli studi eccezionali sulla correlazione tra i vaccini pentavalenti ed esavalenti con i casi di SIDS, SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, casi di morte in culla, quelli che recentemente ne avete sentito moltissimi, ma no, purtroppo salite alla ribalta. Come vedete, ci sono stati altri ritiri, scusatemi, andavo avanti. Nel 2006 Morva, nel 2005 appunto l'esavalente Exavac, nel 2012 in 21 paesi sono stati ritirati lotti Infanrix Hexa, nel 2014 sono stati ritirati il Fluad, l'Agripal, l'Inflexal, il Meningitec, però vi dicono che sono più controllati. Vorrei sottolineare una cosa per farvi capire che non sono controllati. Io ci sono stato all'AIFA. A marzo dell'anno scorso io, l'onorevole Zaccagnini e un altro collega, ci siamo recati all'AIFA a chiedere i famosi dati che non ci hanno voluto dare, e alla fine della discussione, dopo 2 eventi, io dissi a Zaccagnini di salire al quinto piano, andare direttamente ai NAS e denunciarli tutti. Non lo volle fare, pazienza. Comunque, come avete detto, come avete visto, che vi ha fatto vedere prima Alessandro, i dati sono stati poi pubblicati grazie alla procura penale, la procura di Torino. Non ci hanno voluto dare i dati. Nel corso del colloquio però riuscì a estrapolare almeno questo, ma almeno vi potete far capire, ma sono aumentati o non sono aumentati? E la dottoressa disse: beh sì, sono aumentati abbastanza. E io mi uscì un sorriso e mi disse: no avvocato, non si deve preoccupare, perché in realtà le cose non stanno come può pensare lei, sono aumentati per il semplice motivo che noi dell'AIFA abbiamo investito molto nella formazione dei medici per riuscire a riconoscere le reazioni avverse. Io gli ho risposto: bene, c'è una famosa frase di Oscar Wilde che diceva: meglio stare zitti e passare da stupidi
che parlare toglie ogni dubbio. Lei in questo momento non mi ha detto, non mi ha assolutamente tolto alcun dubbio, me ne ha aumentati, no? Perché non mi ha detto i dati sono aumentati ma perché ci siamo sbagliati. Mi ha detto sono aumentati perché abbiamo dato la possibilità ai medici di riconoscere. Quindi vuol dire che prima erano molti di più, semplicemente i medici erano ignoranti, e vuol dire che nei quei prossimi anni, se riuscirete a formarli ancora meglio, saranno ancora di più. Ok? Però nel corso degli anni, mentre potete trovare che ogni tanto l'AIFA si accorge che qualche farmaco, no, non va più bene per vari motivi, di tutti i vaccini che avete visto ritirare là, non c'è stato un solo ritiro che è stato preso di impulso da parte dell'AIFA. Cioè l'organismo che in questo paese deve controllare se i vaccini sono, come dicono loro, puliti oppure se hanno dei problemi, non ha mai provocato il ritiro di un farmaco. L'unico vaccino che ha ritirato, che ha fatto ritirare, è stato il Vivotix. Cioè un farmaco, un vaccino, che veniva somministrato ai militari contro la malaria. Per quanto riguarda i vaccini che vengono somministrati ai nostri figli, sono l'impulso, è sempre partito dalle stesse case farmaceutiche. Voi capite bene, la casa farmaceutica, quando è che ci dice che il vaccino non va più bene? Quando per loro, dal punto di vista economico, il danno non c'è più. Perché per esempio per quanto riguarda il meningitec è stato ritirato a fine del 2014, a settembre del 2014, perché? Perché la Novum Biotech li aveva prodotti ad ottobre del 2012, dopo due anni stavano scadendo. Quindi a quel punto il danno economico era stato zero per la casa farmaceutica. Stesso discorso per i vaccini antinfluenzali, io, Sandra. Negli anni scorsi avevamo addirittura scritto al Ministero, all'AIFA, dicendo guardate che negli Stati Uniti stanno già parlando di come quest'anno il vaccino antinfluenzale non solo non sia efficace, ma abbia provocato una serie di morti. Certo, aveva provocato 23 morti. Negli Stati Uniti però, dato che hanno dei giornalisti e non dei semplici giornalai come abbiamo noi, i giornalisti si erano posti un interrogativo, ma perché su 23 anziani deceduti dopo le prime influenza, 21 erano stati regolarmente vaccinati? La casa farmaceutica di fronte ai giornalisti veri ha dovuto dare una risposta quasi vera, non come in Italia, che qualsiasi cosa rispondono i giornalisti dicono ah sì, bene, e scrivono. Quindi hanno dovuto una risposta quasi seria. La risposta quasi seria fu: noi abbiamo comunicato alla Food and Drug Administration che il nostro vaccino risulta non efficace almeno nel 40% dei casi. 40%? Perché hanno detto 40%? Perché se non avessero detto 50,01, avrebbero ammesso che era acqua sporca, che non è un farmaco, perché sarebbero sopra il 50% di possibilità, e quindi non è un farmaco, ma è acqua sporca. Lì noi avevamo fatto la segnalazione, non ci hanno calcolato naturalmente, perché cosa è successo? Abbiamo naturalmente la solita campagna di promozione della vaccinazione antinfluenzale per tutto l'inverno, siamo arrivati ad aprile, la casa farmaceutica ha segnalato che il vaccino era efficace, ad aprile, quando ormai, capite bene, la vaccinazione, il vaccino non serve più, perché l'anno dopo ci sarà un'altra influenza, che sarà diversa, dovranno fare un nuovo vaccino, quindi il danno economico non c'era più. In questo paese, purtroppo, il controllore corrisponde al controllato, è il controllato che controlla se stesso, e questo capite bene che in un paese normale non deve accadere. I vaccini non fanno male? Boh, scusate, non lo so. Vediamo se è vero che i vaccini non fanno male. Questo è un articolo di Stato che ci fa vedere come negli Stati Uniti lo Stato con il maggior numero di vaccinati è il Mississippi, con il 99,7% di vaccinati. Andiamo a vedere qui il grafico. Questa bellissima piantina celeste che vedete alla vostra sinistra è l'Health Ranking della Food and Drug Administration, che ci fa vedere negli Stati Uniti quali sono gli Stati con il maggior indice di vaccinati. Più è scuro il colore dello Stato, più vaccinati ci sono. E naturalmente vedete che il Mississippi è quello nero. Però non ci dice solo quello, ci dice in particolare quali sono gli Stati con il più alto indice di casi di SIDS, di morte in culla. E infatti il Mississippi è al primo posto. È un caso? Può darsi che sia un caso. Allora andiamo nell'altra cartina, quella a destra. Più il colore dello Stato è scuro e più ci sono casi di vaccinazioni, più ci sono vaccinazioni, più il pallino
era grande il pallino rosso, più casi di autismo ci sono. Come potete vedere, la percentuale, la corrispondenza è quasi matematica. Allora, fino a 20 anni fa, quando la scienza faceva la scienza, come si faceva a fare uno studio scientifico? Si partiva innanzitutto dall'analisi clinica, dal dato concreto. Quando il dato concreto aumentava come numero, si iniziava a verificare dal punto di vista statistico. Una volta accertata una certa corrispondenza dal punto di vista statistico, ci si chiudeva dentro un laboratorio e si faceva ricerca per dare a quel dato statistico una conferma dal punto di vista scientifico. Questa era la vera scienza. Adesso non succede più così. Da 20-30 anni a questa parte, dato che l'80%-85% degli studi sono pagati dalle case farmaceutiche, quindi compresi i medici, i ricercatori, eccetera, eccetera, come funziona? Funziona che se in questo tavolo siamo tutti ricercatori e siamo tutti, per esempio, pagati da una casa farmaceutica, facciamo per esempio la Glaxo, allora la Glaxo che cosa ci invita a fare? Per aumentare il valore dal punto di vista del ranking, chiamiamolo così, dei suoi ricercatori, che cosa ci dice di fare? Che io, nello scrivere il mio articolo scientifico, cito quello di Alessandro, della dottoressa, della collega, eccetera, eccetera, e loro faranno lo stesso di me. Perché si diventa bravi, non più perché sei bravi, ma perché ci sono altri che ti citano. Ok? Quindi questo è il meccanismo truffaldino. Vaccini, tossicità degli additivi, senza cercare di andare velocemente, queste sono 4 pagine tratte dal sito della Food and Drug Administration di tutti gli additivi che sono contenuti all'interno dei vaccini. 4 pagine, ok? Andiamo a vedere uno, per esempio, il tinerosal. Quella che vedete è la scheda tecnica del tinerosal tratto dalla casa farmaceutica che lo produce, la Eli. Piccola traduzione di quello che c'è scritto. Premessa. Tutto quello che vi farò vedere qui adesso, di questo, magari dell'alluminio, della formaldeide, di qualsiasi cosa che sia contenuta nei vaccini, vedrete che se è contenuto da qualsiasi altra parte è considerato assolutamente dannoso e magari mortale. Guarda caso, nel momento in cui quella stessa sostanza cancerogena, mortale, neurotossica viene contenuta nei vaccini, automaticamente è come se avesse un bonus. Automaticamente non fa più male. Allora, rischi fisici primari, rischi per la salute, permeabile alla pelle, tossico, mutageno, irritante per gli occhi, allergenico, ha effetti sul sistema nervoso e sulla riproduzione. Il tinerosal può entrare in corpo attraverso la pelle, soprattutto se lo introduce attraverso una vaccinazione intramuscolo, saltando tutte le difese immunitarie, chiusa la parentesi. È tossico, anche dal materiale genetico, può essere irritante per gli occhi e provoca reazioni allergiche. Effetti di esposizione possono comprendere intorpidimento delle estremità, reazioni fetali, diminuzione della sopravvivenza della prole, modifiche del tessuto polmonare. Però se dentro un vaccino non ci fa niente. Però la convenzione di Miyamata nel 2013, firmata da più di 200 paesi, ha bandito il mercurio in ogni sua forma derivata, compreso quindi anche il tinerosal, da ogni prodotto in commercio. Allora perché ci può far male sulle vernici o su un mobile, ma magari non ci fa male dentro un vaccino? Poi ci dico, è stato tolto. Non è stato tolto. C'è lo studio scientifico della Oswego University di Melbourne del 2011 che ci dice che è stato ritrovato 10 unità per milione all'interno del vaccino di Farixexa, che è quello che facciamo normalmente ai nostri figli. Ok? Quindi non è stato rimosso. Vedete qua, esposizione. Questi sono tutti studi che ci dimostrano la dosità del tinerosal, che ritrovate a IOSA su PubMed. Questo è quello che vi dicevo prima, lo studio della Oswego University che ci dice che ancora è contenuto all'interno del vaccino di Farixexa. Alluminio, questi sono una serie di studi scientifici sulla dannosità dell'alluminio, tra i quali spicca lo studio che vedete a sinistra che riguarda la sindrome ASIA, ossia una sindrome derivante dagli additivi contenuti nei vaccini, okay? Che è stata particolarmente ancora invisa agli occhi naturalmente di chi promuove i vaccini. È stata elaborata questa, non teoria, perché è un dato di fatto, dal professor Schoenfeld. Questo è l'ultimo articolo che è stato pubblicato sull'autismo nel cervello, alluminio nel cervello di bambini autistici. Formaldeide. Questa è la scheda della Carlo Erba della formaldeide. Come vedete a destra ci sono, il colore è quello arancione. Chiunque di voi abbia la patente dovrebbe sapere che quando si vede un camion
con un quadrato arancione dietro, che cosa porta? Sostanze tossiche, pericolose. Allora, evidentemente la formaldeide è pericolosa, ma la formaldeide lo sappiamo dagli anni 60, forse anche da prima, che è pericolosa. E naturalmente, oltre ad essere arancione, il fatto che ci siano i due ferri incrociati sotto il teschio non vuol dire che la bandiera è tirata, anche se magari forse la ministra vorrebbe dire questo. A destra vedete che sono le linee guida, in questo caso dell'ARPA, di una regione, ma qualsiasi ASL ce l'aveva, dove da decenni si sa che per entrare in contatto con la formaldeide, toccandola, respirandola, bisogna avere particolare attenzione, mascherine, guanti, guida premetta. Però se va all'interno di un vaccino non fa male, secondo loro. A sinistra vedete invece, era stata proposta dall'Unione Europea, era stata classificata 1B, cancerogeno 1B la formaldeide, e doveva essere stata ritirata l'altro anno ad aprile. I produttori, che non sono naturalmente solo le case farmaceutiche, ma anche tutti gli altri industriali, hanno detto: ma a gennaio ci fate il provvedimento, ad aprile dobbiamo rimuoverla, abbiamo poco tempo per smaltire le scorte. Allora, in un mondo normale, l'Unione Europea avrebbe dovuto rispondere: ho capito, ma cavolo, è dannosa, è cancerogena, non è che potrai pretendere che io ti autorizzi ancora a utilizzarla. L'Unione Europea ha autorizzato altri 9 mesi e è arrivato fino all'anno successivo, a gennaio successivo, quindi dando una sorta di sanatoria alla cancerogenicità della formaldeide. Però il problema è che la formaldeide non lo sapeva. I vaccini possono far male? Questi sono le schede del Vaccine Adverse Event Reporting System statunitense. Sono pagine e pagine per ogni vaccino. Il VAERS ha segnalato tutte le tipologie di problematiche neurologiche e autoimmuni che sono state correlate con il vaccino. Ma in Italia pare che non esistano, guardate, tutte queste pagine. Queste invece sono altre 2 pagine delle tabelle dei cosiddetti tempi di latenza. Perché normalmente cosa accade? Secondo loro, secondo i soloni, dovete dopo la vaccinazione fermarvi una mezz'oretta con il bambino alla ASL per vedere quello che succede, perché loro ritengono che il problema sia legato solo allo shock anafilattico, no? Perché tutto il resto, cioè il 99,9% delle patologie che possono scaturire dalla vaccinazione, per loro non esistono. Quindi per loro esiste solo lo shock anafilattico. Naturalmente la mezz'ora è una cavolata. Perché? Perché quella mezz'ora è troppo poco. È troppo, perché se abbiamo uno shock, se si ha uno shock anafilattico nel giro di 1 minuto abbiamo già risolto la pratica, cioè ci siamo già accorti da un pezzo. Se invece si tratta di tutte le altre patologie, quella mezz'ora, gli altri 29 minuti sono assolutamente inutili. Allora io, come dico sempre, se avete intenzione di portare i vostri figli a vaccinare, portateli dietro il sacco a pelo, vi fermate dentro la ASL e ci dormite almeno una settimana, 15 giorni, così almeno forse un 50% riteniamo via di possibilità. Perché dovete considerare questo, che mentre negli Stati Uniti, nei paesi normali, qualsiasi patologia neurologica o autoimmune è astrattamente riconducibile alla vaccinazione, che intervenga entro le 72 ore, non mezz'ora, 72 ore, 3 giorni, successivamente alla vaccinazione, vengono considerate automaticamente come scaturite dalla vaccinazione, come conseguenza della vaccinazione. In Italia, quando avrete varcato la soglia della ASL, forse anche dopo 2 minuti, vi diranno che non è stata colpa del vaccino, anzi forse ve lo diranno anche quando siete ancora dentro. Queste sono tutte le pagine. Questi invece sono una serie di casi riconosciuti di danno da vaccino. Quando vi dicono: ah, non è vero, non ci sono i casi, epilessia, sindrome di West a sinistra, encefalopatia epilettica, farmaco resistente a destra. Andiamo avanti. Scusate, questi sono questi che avete visto prima, sono delle commissioni medico-ospedaliere, quelle che sono dal Ministero deputate a verificare. Questo è invece direttamente il Ministero, che ha riconosciuto che le marche, una ragazza che era stata danneggiata dal vaccino di sterile teta per percorsa cellulare, aveva sviluppato una glomerulonefrite a lesioni minime. È la prima volta che si ha un documento del Ministero con il quale viene riconosciuta una patologia autoimmune. Perché mentre su quello neurologico, come ho visto prima, c'erano casi, addirittura le commissioni medico-ospedaliere, anche quando rigettano i casi di correlazione con l'autismo, dicono: non avete dato prova che successivamente alla vaccinazione è intervenuta una problematica neurologica al sistema nervoso centrale o periferico che è danno riconosciuto dal vaccino. Ok? Questa invece. Poi qui ci sono altre patologie autoimmuni.
polineuropatie, poliartralgie riconosciute dagli ospedali come conseguenza delle vaccinazioni. Queste sono altre. Questo è il caso di una ragazza danneggiata dall'HPV, dal vaccino anti-HPV, che per 2 anni, prima che riuscissi a farglielo riconoscere dall'ospedale su in Lombardia, gli avevano detto che era semplicemente l'età, era un'età particolare, erano problemi psicologici. Quest'altra invece è una ragazza di 28 anni, di Grosseto, convinta ad andare a fare il vaccino contro la meningite. Il compagno di questa ragazza è un ingegnere, dato che nella famiglia di lei aveva delle familiarità per patologie autoimmuni, arrivati a vaccinare ha chiesto alla dottoressa: scusi dottoressa, guardi, non vorrei, ma nella famiglia della mia compagna hanno una familiarità per alcune patologie autoimmuni, tra cui il Crohn, non è che magari facendo la vaccinazione andiamo a mettere in moto qualche meccanismo strano? Risposta della dottoressa: assolutamente no, perché la vaccinazione antimeningococcica non ha controindicazioni. Allora, una che ti dice una cosa del genere avrebbe potuto dire: guardi, no, è difficilissimo, poteva dire la panzana in un caso ogni milione, tanto dicono nomi a caso, tirano i nomi dall'otto, no? Avrebbe potuto dire tante cose, ma una che risponde non ha controindicazioni non è un medico. Non è che deve essere radiata dall'ordine dei medici, secondo me gli va strappata la laurea, perché l'ha conseguita secondo me illegittimamente, deve aver comprato gli esami, perché non è possibile. Qualsiasi cosa in questo dannato mondo ha controindicazioni. Se voi considerate che bevendo 10 litri di acqua, per capirci bene, ci si annacqua il sangue e non riesce a trasmettere l'ossigeno come dovrebbe e si muore bevendo 10 litri d'acqua, se ne beviamo di più moriamo affogati, capite bene che anche l'acqua ha delle controindicazioni, figuriamoci un farmaco. Questi qui sono due diversi reparti dell'azienda ospedaliera senese che hanno riconosciuto come le 4 patologie autoimmuni che gli sono uscite fuori, tra le quali il Crohn, sono state conseguenze della vaccinazione. Quando sentite i cazzari che vi dicono che non esistono danneggiati da vaccino, questi sono i dati ufficiali, che sono neanche la punta dell'iceberg, sono un decimo della punta, un centesimo della punta dell'iceberg di quello che è accaduto. Sono i dati che la ministra è stata costretta a dire in Parlamento nel 2015. Nel frattempo, come avete visto prima, si puniscono, si minacciano i dissidenti, cioè quei medici che non hanno detto di non vaccinare, hanno detto semplicemente di avere una maggiore attenzione, che dovevamo guardarci. Però nel contempo, vedete, quelli che vi farò vedere adesso sono tutti ancora regolarmente iscritti all'ordine dei medici. Per esempio, il dottor Norberto Confalonieri, marzo 2017, tratto in arresto unitamente ad altri per corruzione, turbativa d'asta, lesioni volontarie. Ero rotto, gli ho fatto la mia bikini per allenarmi, oggi ho fatto una vecchietta per allenarmi. Secondo il PM ha servito la Johnson & Johnson, quello che l'anno scorso avete sentito denominare dai giornali lo spaccaossa, quello che spaccava volontariamente le ossa dei pazienti per poi impiantargli le protesi della Johnson & Johnson dalla quale veniva pagato, secondo la procura. Questo è un altro, il dottor Rizzo Francesco, marzo 2017, tratto in arresto a Napoli, unitamente ad altri, tra le altre cose, per corruzione in quanto in qualità di primario del Pascale, faceva risultare come idonei i soli macchinari provenienti dalla società che aveva costituito la moglie. È il nipote del professor De Lorenzo. Professor De Lorenzo. Vabbè, andiamo avanti, senza che lo dico, lo sapete. Dottor Usher, condannato per... Allora, non so quanti di voi sanno la differenza tra omicidio colposo, doloso e fratello intenzionale. L'omicidio colposo è quando, come qualsiasi era colposo, viene fatto per negligenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti. Cioè io non volevo fare del male, non volevo uccidere quella persona. Ho purtroppo violato una qualche norma e è capitato. L'esempio classico è quello dell'omicidio stradale. Cioè io non volevo ammazzare una persona, andavo troppo forte, non l'ho visto, oppure mi sono fermato al semaforo, l'ho uccisa, l'ho preso ferita. Poi c'è l'omicidio doloso, è quando io vedo uno che mi sta antipatico e con la macchina gli passo sopra. Quello non è semplicemente l'omicidio stradale, quello è l'omicidio doloso. Poi c'è invece il caso che sta in mezzo, che è l'omicidio preterintenzionale, il cosiddetto dolo eventuale, ovvero sia, io non lo voglio uccidere, cioè mi sta antipatico, ma non mi sta così antipatico che lo voglio ammazzare con la macchina, però io voglio spezzare tutte e due le gambe. Purtroppo gli passo sopra con la macchina e questo muore, magari perché non sapendo se l'avevo preso bene ho fatto anche la tromaccia, no? Allora devo anche dire ogni tanto la mia allora, perché se no mi fa sempre limitare. Poi c'è l'omicidio preterintenzionale, cioè
in realtà non volevo uccidere quella persona, ma anche in considerazione di quello che magari faccio come professione, non potevo non sapere che mettendo in atto quelle pratiche lo avrei ucciso. In questo caso abbiamo il dottor Usher, condannato per omicidio preterintenzionale a 10 anni di reclusione e 5 anni di interdizione da professione medica, ma regolarmente iscritto. Altre condanne per omicidio di primo grado successivamente prescritte. In uno di questi casi, il tribunale di primo grado, lo so perché ero l'avvocato della figlia del morto, del deceduto, sulla scorta della perizia del consulente tecnico d'ufficio, parlò di sperimentazione di macchinari non previsti su pazienti usati come cavie. Nella perizia il professor Pierluigi Baima Bollone, che per chi non lo sapesse è probabilmente il più famoso, quello storico, medico legale italiano, quello che ha fatto le indagini sulla sindrome per capirci l'importanza, no, del professore in questione, lo ha definito una esecuzione capitale. Cioè quei macchinari utilizzati in quel caso sono stati un'esecuzione capitale, non potevano sapere che lo avrebbe ucciso, gli ha bruciato tutto l'interiore e è morto dopo 10 giorni di atroci tormenti. Però è scritto regolarmente all'ordine dei medici. Dottor Brega Massone per Paolo, Milano, clinica Santa Rita, detta clinica dei dolori, condannato nel novembre 2014 all'ergastolo per 4 omicidi volontari, più 45 casi di lesioni volontarie, cioè abbiamo voluto spezzare magari qualcosa, abbiamo voluto fare del male. In passato aveva già ricevuto condanne a 15 anni e mezzo di reclusione per truffa e circa 80 lesioni considerate non volontarie in quel caso. Il PM mutilava anche pazienti terminali, mai per pensamento una parola di commiserazione non possiede il senso dell'umana pietà. Con lui sono stati condannati e sono tuttora iscritti all'ordine dei medici il dottor Fabio Pesicci, condannato a 30 anni di reclusione, il dottor Marco Panzera, condannato a 29 anni e 6 mesi di reclusione, il dottor Renato Scarponi a 2 anni e 3 mesi di reclusione e altri due medici anestesisti. Questo non lo conoscete magari di viso, vediamo chi è. Questo è il dottor Pasqualino Rossi, lavorava all'AIFA, dove era addetta alle procedure di valutazione e autorizzazione di farmaci. Fu arrestato nel 2008 dalla procura di Torino, dal dottor Guariniello, per corruzione del provvedimento. Ah, perché? Perché i NAS lo avevano seguito e avevano la registrazione di quando gli era stato passato il giornale con dentro la mazzetta di soldi, ok? Quindi conto per ragazzi di reale. Nel provvedimento si legge: da quanto emerso si registra una totale assenza nel Rossi dell'interesse per la tutela della salute pubblica. Dichiarazione del Rossi, pensavo fossero delle banalità, non ho mai fatto cose contrarie a dovere d'ufficio. In un paese normale, uno che lavora al Ministero e fa qui, lavora all'AIFA, e si comporta così, a prescindere dal fatto che dopo si sia prescritto il reato, dal punto di vista amministrativo dovrebbe essere licenziato, quantomeno. Invece è stato trasferito al Ministero dalla ministra uscente, speriamo quanto prima, e successivamente è andato all'Unione Europea e alla sicurezza alimentare, farmaci, salute veterinaria. Quando la dottoressa Gabanelli ha chiesto: ma scusate, ma perché ci avete mandato lui? La risposta è quella che vedete lì. Era lui, sapeva le lingue. Allora adesso sappiamo tutti che abbiamo un buon motivo in più per far iniziare i nostri figli a imparare le lingue fin da prima. Perché comunque può essere anche una scriminante per eventuali altri problemi. Ok? Però, detto il nostro, ritengo che sia la persona giusta al posto giusto. Perché nessuno meglio di lui rispecchia a livello europeo quello che è l'Italia. Purtroppo dobbiamo prenderne atto. Tesserine delle vaccinazioni anomali. Questi che vedete qua sono due tesserine delle vaccinazioni. Come vedete sono profondamente diverse l'uno dall'altro. Un tesserino delle vaccinazioni, per essere un vero tesserino delle vaccinazioni, dovrebbe essere più o meno quello della sinistra. Dovrebbe riportare una data precisa, qualche volta con il timbro, qualche volta anche a mano. Dovrebbe avere la fustella del farmaco staccata, adesiva, staccata dalla scatola, applicata nel tesserino, dove c'è scritto il nome commerciale del farmaco, il lotto. Poi dovrebbe avere il timbro del medico e la firma del medico, esattamente come il tesserino di vaccinazione a sinistra. Poi c'è il tesserino di vaccinazione a destra, che è la normalità, ovvero sia una cosa strana, è già tanto che ci hanno messo una volta il timbro, quello con il datario che si compra dal registro dei buffetti, che lo cambia quando gli pare, no? Il resto qualche volta è scritto a penna, qualche volta è scritto a matita, non c'è scritto il nome commerciale del farmaco che è stato utilizzato, non c'è la fustella, non c'è scritto il lotto, non c'è scritto assolutamente niente. Non so
sono andato a prendere due tesserini delle vaccinazioni in due famiglie diverse. Ho preso questo perché sono questi due appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il problema qual è? È che il tesserino a destra, quello che vedete fatto male, e vi ricordo che il tesserino delle vaccinazioni è praticamente come se fosse una cartella clinica, è un atto pubblico. Quindi chi lo falsifica fa un falso in atto pubblico. E anche una tenuta così sarebbe un reato in un paese normale, ma l'Italia evidentemente non è un paese normale. Quindi il tesserino a destra è di un bambino che ha una patologia neurologica autoimmune sviluppata, secondo i genitori, molto probabilmente in conseguenza delle vaccinazioni. Il tesserino invece che vedete a sinistra è quello del cane. Invito tutti voi che dovreste avere a casa i cani, gatti, pappagalli, lucertole, serpenti, che avete un veterinario di fiducia, andate a vedere il tesserino delle vaccinazioni dei vostri animali domestici. Vi accorgerete che quelli dei veterinari sono così, quelli dei vostri figli sono così. Non è una cosa strana, è sistematicamente così. Questo non è un caso, perché se avete visto quello che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi, ci sono stati 3-4 casi di veterinari che hanno pubblicato in rete la pubblicità del loro studio dicendo: venite da noi per fare le vaccinazioni ai vostri animali e prima di fare le vaccinazioni gli faremo gli esami anticorpali. Cioè, ai cani e ai gatti, ai pappagalli forse anche ai serpenti, no? In realtà no. Ma non ai nostri figli, quando noi l'abbiamo chiesto da mesi, da anni, che vogliamo fare ai nostri figli, non si deve fare, perché è inutile. Allora, per i cani e gatti va bene, per invece i bambini no. Perché? Forse perché, ed è questa un'altra cosa tragica, i veterinari e anche gli agronomi in realtà sanno di immunologia, di studio di virus e batteri e di epidemiologia molto di più dei medici, perché sono a livello universitario, studiano molto di più. E questo è molto molto grave, ci dovrebbe far riflettere. Quindi quando qualcuno dice: ma lei non è laureato in medicina, se parla con un veterinario o con un agronomo probabilmente lo azzera. La disinformazione istituzionale, vabbè, sul fatto delle dichiarazioni che ha fatto la ministra, sul fatto che diceva che fino a 60-70 anni fa c'era la maiola o la poliomielite, esatto, fino a 60-70 anni fa, adesso non c'è più, sul fatto che secondo lei per la pertosse non c'è cura, lei ritiene fermamente, innanzitutto ritiene che sia un virus invece che un batterio, poi ritiene fermamente che sia una malattia incurabile, tant'è vero che ci dice che quando lo porti in ospedale, il bambino lo porti in ospedale e gli si dà quel che c'è. Cioè, se passa, devi sperare che sia l'orario di pranzo o di cena, gli danno, che trovi sul carrello qualcosa da mangiare, perché se passano con un carrello dei chemioterapici, gli dai anche il chemioterapico, capito? Quello che c'è, gli si dà quello che c'è, e morirà probabilmente, tra l'altro, no? Perché per la pertosse, secondo me, morirà probabilmente. Oltre al fatto che aveva detto che a Londra e in Inghilterra, confondendo Londra, Inghilterra e Regno Unito, cioè facendo un po' di confusione, dimostrando quindi che oltre le carenze di diritto, oltre le carenze mediche, oltre che le carenze in matematica, c'aveva anche quelle in geografia, evidentemente aveva detto che un anno, nel 2014, c'erano stati 200 bambini morti in Inghilterra e che l'anno dopo, dal 2013, cioè l'anno prima, c'erano stati 270 morti. Allora andiamo a vedere la differenza di quello che fa lei, vi faccio vedere il dato ufficiale. Questo è il dato ufficiale tratto dal sito del governo del Regno Unito, e che ci dice che in Inghilterra e Galles, neanche solo in Inghilterra, ma in Inghilterra e Galles, che è un po' di più di Londra, anzi, è un po' di più di Inghilterra e parecchio più di Londra, per la ministra, se ci volesse ascoltare, nel 2013 c'era stato un solo decesso, non 270, era un ragazzo di 25 anni affetto da HIV, esattamente come è successo l'anno scorso a Catania. E allora ci devono dire, però, ci devono spiegare bene, se quando uno ha HIV muore di HIV oppure muore di morbillo, perché per quelli che dicono che esiste l'HIV, che è una patologia grave che quindi ci porta alla morte eccetera eccetera, questi ragazzi sono morti di HIV. Per quelli invece che strumentalmente interessa dirci che sono morti di morbillo, sono morti di morbillo. Allora, sono morti di HIV o sono morti di morbillo? Sinceramente, negli ultimi 2000 anni io mi ricordo una sola persona, tra virgolette, che è morta due volte, ed era Gesù Cristo. Ed anzi, neanche lui, perché lui la prima volta è morto, è risorto e è asceso al cielo, quindi neanche lui è morto due volte, quindi difficilmente questi possono essere morti due volte nelle due cose diverse. Naturalmente vedete che nel 2014 c'erano stati, quando ha detto che hanno morti 200, zero casi.
ma questa è la realtà della fantasia. Questa è la fantasia che ha detto Dan Lorenzin quando nei mesi scorsi ha detto che a Gatland non venivano gli ospiti a cercare che c'era un bambino e io dovrebbe aver fatto causa. Questa invece è la professoressa Susanna Esposito, con la quale mi sono confrontato la prima volta in Commissione di Sanità del Comune di Perugia, è stata per anni a Milano, poi a Firenze, l'anno scorso è arrivata a Perugia, a noi. E non ha mancato, è una dei campioni massimi delle vaccinazioni a livello nazionale e internazionale, non ha mancato di venire subito in Comune, in Commissione di Sanità, a perorare la sua causa. Dato che si è permessa di fare delle battute fuori luogo, io sono una persona estremamente calma, pacifica, non uso mai termini non meno che educati nei confronti di chi che sia, non aggredisco mai nessuno, però so essere molto caustico. Quindi non svegliate il can che dorme. Se io sono bravo, mi comporto bene, sono molto rispettoso degli altri, voglio essere rispettato, se no sono molto cattivo. E allora dopo se lei si è permessa di fare un paio di battute fuori luogo, quando ho ripreso la parola l'ho distrutta. Tanto è vero che una settimana dopo, quando ci dovevamo rivedere in Commissione Sanità alla Regione Umbria, ha preteso di essere sentita il giorno dopo. E nel giugno dello scorso anno, quando mi invitavano a partecipare a una trasmissione dove era già previsto l'intervento telefonico della Lorenzin, tra l'altro la stessa sera che poi a Sky ha detto la bufala su Garda e Morbillo, era già previsto l'intervento della Lorenzin telefonico, ci sarebbero stati un medico dell'ordine dei medici di Perugia, un altro medico invece omeopata dalla parte diciamo di quelli più scettici alle vaccinazioni, e ci dovrebbe essere anche la professoressa Esposito. Io dissi al conduttore: guardi che se lei mi invita, io le dico già da adesso che queste due non ci verranno, la Lorenzin non parteciperà telefonicamente e la professoressa Esposito non ci verrà. Quindi mi disse: non è possibile, avvocato, io guardo, le assicuro, era lunedì sera, la trasmissione sarebbe stata mercoledì, gli ho detto io le dico che ci vengo solo se lei mi assicura che anche se non ci sono loro la trasmissione si fa lo stesso. Perché negli ultimi anni sono saltate 7 trasmissioni dove sarei potuto andare io, nelle quali stranamente non era mai nessuno disposto a confrontarsi con me. È stato in parola, ma la Lorenzin non è venuta a TEF, potete trovare la registrazione ancora seconda, non è venuta a TEF, non ha partecipato neanche telefonicamente, è andata a Sky a dire quella castroneria su Gardaland e non è venuta neanche la professoressa Susanna Esposito.